Per via del crollo delle criptovalute, la maggior parte dei miners del mondo stanno svendendo letteralmente il loro patrimonio di GPU, ovvero di schede video. Quindi è possibile per molti di noi acquistare una GPU di ottima qualità a un prezzo veramente conveniente, ma tuttavia vale la pena comprarla? È rischioso? Oppure ci potremmo trovare con un pugno di mosche? Per scoprirlo, guardate questo video. You can Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io come al solito sono Valerio e oggi vi riporto questa notizia che viene da The Game Machine. Ma prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così da non perdervi gli altri video che porto su questo canale. E se volete seguitemi su Instagram, dove porto delle anteprime di video che poi vengono pubblicate su questo canale. Dunque, questa notizia della rivista The Game Machines, che tra l'altro non sapevo manco più che esistesse, la compravo quando ero ragazzino, sconsiglia fortemente l'acquisto di GPU utilizzate per mining. Il motivo principale è che, secondo loro, le GPU utilizzate per mining, visto che vengono utilizzate 24/7, stipate in ambienti dove non c'è una corretta temperatura, e allora dicono che non vale la pena comprarli. E questo perché l'elettronica non è infinita. Queste GPU vengono utilizzate per una quantità smisurata di ore che sono al di fuori da quelle che i produttori le hanno, diciamo, progettate. E quindi ci potremmo ritrovare con un prodotto molto scadente e che nel giro di poco tempo si possa addirittura guastare. Quindi vale la pena comprarle? Secondo gli autori di The Game Machines, no. Inoltre, il loro consiglio su non acquistare GPU di seconda mano direttamente dai miners non è solo una questione di performance hardware, ma anche una questione ideologica. Visto che negli ultimi 2 anni non si trovavano GPU in giro, anche perché c'è stata la crisi dei semiconduttori, chiunque voleva comprarsi una GPU non c'è riuscito. Io stesso per l'università non sono riuscito a trovare una GPU e questo mi ha creato dei problemi per un progetto che stavo portando avanti. Visto che loro hanno fatto man bassa all'acquisto di una marea smisurata di schede video, e allora che se le tenessero? Adesso vi dico la mia opinione. Io rispetto la sua opinione, tuttavia non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché è vero che sono GPU comunque sfruttate, però io stesso ho una GPU di seconda mano che tuttora funziona più che bene. Quindi quali sono i miei consigli per sapere se state acquistando un buon prodotto? I miei consigli tra l'altro non vengono dal nulla, ma vengono da un altro articolo proposto da PC World, in cui dicono di stare comunque attenti da quello che si compra da uno sconosciuto, di chiedere se queste GPU sono state utilizzate per mining e per quanto tempo, e se sono state utilizzate con un approvvigionamento di corrente più bassa rispetto a quelle scritte dai produttori, perché molto spesso i miner esperti abbassano la tensione per farle diventare più efficienti dal punto di vista del consumo energetico, per evitare che queste quasi si riscaldino di più del dovuto. Quindi chiedere al venditore quanto tempo queste GPU sono state utilizzate, chiedere quindi se è stata anche overclockata, e comunque quando questa la riceviamo di effettuare dei test di stress per vedere se ci sono qualche flickering strano nello schermo, come quello che vi sto facendo vedere adesso. Dal mio punto di vista vale la pena comprare una GPU di seconda mano anche se proviene da miner, ma comunque è sempre meglio stare attenti e utilizzare dei servizi online che vi permettono di avere accesso facilmente a una modalità di reso, quindi in soldoni soddisfatti o rimborsati. Come vi dicevo, io da più di 2 anni ho una GPU su questo computer. Come potete vedere dalla sigla che ho fatto per il format Under the Hood, che tra l'altro vi consiglio di andare a guardare, in particolare questa scheda video è di seconda mano, l'altra no. E anche per oggi, pinguini, io ho concluso. Fatemi sapere quello che pensate qui sotto nei commenti. Acquistereste una GPU di seconda mano? Acquistereste una GPU di seconda mano che viene da un miner? Fatemelo sapere. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like. E inoltre non dimenticate questo video di FK Under the Hood, in cui parlo delle GPU e dell'uso che ne viene fatto, che va oltre al mondo del gaming. E ci vediamo col prossimo video. Ciao!